10 secondi. Sì. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TVA Vicenza. Sono Suor Anna Chiara, francescana alcantarina. Padre Santo, che nel tuo unico figlio hai stabilito la porta della salvezza e ci dai la gloria di entrare nella tua casa per cantare la lode del tuo nome e attingere la forza del tuo amore, illumina con il tuo spirito la nostra vita e fa di noi testimoni della speranza evangelica, fino al giorno in cui varcheremo la soglia della Gerusalemme del cielo per possedere la beata eredità del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. A nome della comunità dei frati della Pieve, do il saluto al nostro vescovo Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza. Lo ringraziamo per la sua presenza. Saluto e ringrazio sua beatitudine Monsignor Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e nostro fratello. Fa parte della nostra provincia di Sant'Antonio dei Frati Minori. Lo ringraziamo per aver accettato l'invito a presiedere questa solenne celebrazione. E a questo proposito ringrazio il nostro vescovo per aver affidato a sua beatitudine la presidenza di questa celebrazione e per aver conferito a questa chiesa il titolo di santuario diocesano. Saluto sua eccellenza Monsignor Giacinto Boulos Marcuzzo, titolare di Emmaus, vicario patriarcale generale di Gerusalemme, nativo della terra del beato Claudio, Santa Lucia di Piave. E saluto il nostro provinciale, Fra Enzo Maggioni, saluto il nostro parroco di Chiampo, Don Vittorio, il vicario foraneo, poi saluto le religiose presenti, in particolare la madre provinciale delle suore francescane alcantarine, suor Silvia Levorato, che sono qui a servizio del nostro santuario. Saluto poi il presidente del Consiglio regionale, Ciambretti Roberto, l'assessore alla sanità, servizi sociali, programmazione e sociosanitari, Lanzarin Manuela. Saluto il sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, il rappresentante della provincia di Vicenza, il sindaco di Isola Vicentina, Francesco Gonzo. Poi saluto i sindaci della Valle del Chiampo, della Valle del Lagno e anche il sindaco di Brendola, il consigliere comunale Luca Castellaz, in rappresentanza del sindaco di Santa Lucia di Piave. E saluto gli onorevoli Antonio Cancian e Luigi D'Agrò. E saluto il presidente dell'Union Camere del Veneto, Mario Pozza, il segretario generale del Consiglio regionale, dottor Roberto Valente. E poi saluto il maresciallo di Chiampo, il comandante dei vigili, e saluto tutte le autorità civili e militari presenti. E saluto la luogotenenza dell'Italia settentrionale e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il grandufficiale Luciano Braga, reggente della sezione Veneto, e del delegato della provincia di Vicenza, commendatore Luigi Rancan. E saluto e ringrazio le associazioni che stanno facendo il servizio d'ordine, la Protezione Civile, Sogit, Carabinieri in congedo, Alpini, Fanti e tutte le autorità provinciali e regionali dell'Unitalsi, dell'OFS, del CIF, di Scatola Cultura, e saluto tutti voi qui presenti. E poi non dobbiamo dimenticarci oggi di colui che ha pensato, sognato e disegnato questa Chiesa e che non ha potuto vedere i lavori, l'inizio dei lavori, l'architetto padre Angelo Polesello, nostro confratello, deceduto l'11 maggio del 1999 all'età di 70 anni. E ricordiamo anche tutti quei frati che hanno creduto e voluto fortemente questa Chiesa e che non sono più tra noi. E saluto anche tutti voi che siete, oltre a essere qui presenti, saluto tutti coloro che ci seguono da casa su TVA Vicenza e su Sky 832. Ecco, un'ultima cosa che la dico adesso, vi ricordo che non verranno raccolte le offerte durante la messa, ecco, ma potete fare la vostra offerta nelle cassette che trovate nei vari punti della chiesa della grotta. Le offerte che verranno raccolte saranno consegnate poi al Patriarca di Gerusalemme per la Terra Santa. Ecco, ringraziamo anche i due cori, il coro La Pieve e il coro Tau,
e gli strumentisti che sono venuti apposta per questa occasione. Quindi grazie veramente a tutti per essere qui. E ora lascio la parola all'ingegner Ferruccio Zecchin, che saluto, per la spiegazione della Chiesa. Abbiamo appena ascoltato il rettore del santuario di Chiampo, da dove stiamo trasmettendo questa celebrazione eucaristica con dedicazione della Chiesa e dell'altare. Stiamo vivendo un momento atteso da più di 20 anni. È la naturale conclusione di un lungo percorso che ha segnato la storia di questo angolo di terra vicentina, e la decisione del Vescovo Beniamino di elevare la Pieve di Chiampo a santuario diocesano ne testimonia l'importanza. Per gli studiosi la Pieve è radicata in questo territorio da molti secoli, sin dal periodo tardo-longobardo. Diventa parrocchia durante il XII secolo e lo rimane fino al 1479, quando fu trasferita più a monte utilizzando una preesistente chiesetta intitolata San Martino. La Pieve divenne così un piccolo santuario mariano, una delle numerose cappelle periferiche dipendenti dalla parrocchia. Tra il 1708 e il 1726 la chiesa, danneggiata probabilmente dal forte terremoto del 1695, venne demolita e ricostruita in stile settecentesco e con un nuovo altare barocco. Dell'antichissima chiesa longobarda rimaneva solo la scultura della Madonna con Bambino, datata comunque nella seconda metà del 1400. La storia della Pieve si arricchisce a partire dall'867 con l'arrivo dei frati minori cacciati dal convento di Santa Lucia di Vicenza a seguito dell'ennesima soppressione. Lo sviluppo fu rapido e la nascita del Collegio Serafico Missionario fece diventare Chiampo un punto di riferimento dell'intera provincia francescana. Nel 1927 fu eretta l'ala del collegio, nel 1935 la grotta, opera di Fra Claudio, negli anni 50 il viale dell'Incoronata, nel 60 venne demolita l'antica chiesa settecentesca, ricostruendola in stile classico, negli anni 60 nascono i musei, nell'83 il campanile, nel 1989 venne inaugurata dal vescovo Nonis la monumentale Via Crucis, da lui definita nell'omelia come la più bella al mondo. Fu a questo punto che divenne d'attualità l'idea di costruire una nuova chiesa da dedicare a Fra Claudio, visto l'avvicinarsi della sua beatificazione. Vi fu un fitto e animato dibattito sulla sua ubicazione. Alla fine prevalse l'idea di inserirla tra la grotta e gli orti, in prossimità del cimitero. L'iter per le approvazioni è stato lungo, a volte snervante, ma grazie all'aiuto delle autorità locali e regionali, alla fine arrivò il sospirato via libera. Il progetto di massima è frutto di un lavoro certosino fatto con gli amici e collaboratori Padre Angelo Polesello, Severino Cappellaro e Agostino Martini. Esplorammo varie soluzioni, considerando i problemi estetici, quelli liturgici, costruttivi e funzionali. Il vescovo Nonis, informato dell'idea, suggerì di farla semplice, funzionale, calda, accogliente, con il pensiero rivolto al poverello di Assisi che tanto a cuore aveva la casa del Signore. Raccomandò che le decorazioni fossero semplici, in grado di trasmettere il messaggio evangelico parlando al cuore dei pellegrini. Volevamo una forma semplice, naturale, che fosse immediatamente comprensibile al visitatore e che trasmettesse un messaggio di vita e di speranza. La conchiglia apparve sin da subito un'idea interessante. Con la grotta richiama alla mente le cavi di marmo della vallata, ricche di questo fossile.
è una forma conosciuta dalla gente e da lungo tempo è stata assunta a simbolo del pellegrino. Si prestava inoltre a concepire la cappella come unica navata, capace di accogliere molti fedeli. Fu deciso di realizzare una struttura in calcestruzzo armato, anche per motivi di resistenza sismica. Per la copertura studiammo una travatura curvilinea particolare, capace di superare i 40 metri di luce massima. Risaltarono così le nervature convergenti verso il presbiterio. Dei pilastri snelli di altezza decrescente avrebbero garantito l'effetto curvatura anche in senso trasversale. Alla chiesa si accede attraverso le porte pensate da padre Marco Rupnik, realizzate in acciaio corten e decorate con formelle in bronzo fuse alla Guastini, che richiamano con un linguaggio figurativo semplice ed essenziale la spiritualità di Fra Claudio. L'altare, punto focale della cappella, occupa il posto della perla preziosa, custodita nella conchiglia. Per il visitatore l'effetto è particolare. La pavimentazione in leggera pendenza e a raggiera, a partire dalle porte principali d'ingresso, e il concomitante innalzamento della copertura mano a mano che ci si avvicina al presbiterio, attrae il pellegrino, dando un senso di grande respiro. Questo effetto è ingigantito dallo stupendo mosaico di padre Marco, che ha sviluppato in modo sublime il tema dell'offerta e che ha collocato il Cristo risorto al centro della rappresentazione, dando l'impressione di venire incontro al visitatore. Le costolature delle travi principali, ben evidenziate dall'illuminazione a strisce, conferiscono potenza al soffitto, con un gioco di luci e ombre che lo rendono leggero. Le grandi vetrate, opera di Piero Modolo, si estendono per metà del perimetro della conchiglia e contribuiscono a renderla aperta grazie all'abbondante luce naturale filtrata dai colori. Delicatamente separate dal presbiterio sono le due cappelle laterali. Quella di sinistra è detta del Santissimo, custodito nella torre eucaristica. Quella di destra è destinata ad accogliere l'organo e il coro. Due piccole cappelline dei Frignanti sono a lato degli ingressi laterali. La sacrestia è incastonata tra la chiesa e i musei. Si sviluppa su un piano adiacente alla cappella e su di un ballatoio, posizionato all'altezza della pavimentazione della grotta. Un'unica sacrestia, quindi, per i due luoghi di culto, per essere funzionali e operativi. Vista la tipologia del terreno, resistente solo ad una notevole profondità, si decise di realizzare un'ampia cripta che copre l'intero sedime della cappella e che potrà essere di supporto per realizzare le crescenti attività del santuario. Una sua piccola parte è stata destinata a Cappellina della Resurrezione, luogo di sepoltura dei frati, abbellita con le opere di Gibo Perlotto, di Marco Armand e dello stesso Modolo. Due comodi percorsi, uno interno ed uno esterno, permetteranno a tutti i fedeli di raggiungere la cripta anche attraverso un tunnel posto sotto il piazzale laterale, che faciliterà il collegamento con il convento attraverso un futuro chiostro. Alla cappella sepolcrale si accede dal grande parcheggio realizzato alla fine del secolo scorso in previsione del giubileo, attraverso un percorso pedonale posto tra il convento e il cimitero. Vi si può accedere anche dal viale dell'Incoronata, che introduce i pellegrini nel cuore del santuario. Il livello del presbiterio è più basso rispetto al piazzale della grotta, in modo da contenere l'altezza dell'edificio. Così facendo, la grotta è diventata, a tutti gli effetti, uno spazio sacro indipendente. È la chiesa pensata a suo tempo dal Beato Claudio.
La collina degli Olivi sovrasta la cappella, che affiora dal terreno nell'immaginario piazzale di Cava, dove la conchiglia appare del tutto scoperta nel lato verso il convento e parzialmente interrata verso i musei, che rappresentano il fronte di scavo, che un giorno potrà essere valorizzato con un rivestimento in sasso, rafforzando così l'effetto scenografico della scoperta. Migliaia di persone hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera con le loro offerte e preghiere. Ora è il momento di goderla e viverla. Questa chiesa, edificata tra il 2001 e il 2020, fu aperta al culto nel 2007. Il tempio e l'altare sono stati dedicati a Dio Onnipotente, in onore della Beata Vergine Maria Addolorata e del Beato Claudio Granzotto, il 12 settembre 2021, dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pier Battista Pizzaballa, Ordine Francescano Minore, delegato del Vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, presente al rito. È il testo dell'iscrizione che ora viene scoperta alla porta d'ingresso. Fratelli carissimi, prima di dedicare con rito solenne questa nuova chiesa, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in segno di penitenza, nel ricordo del nostro battesimo. Ci aiuti il Signore con la sua grazia perché, docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia, hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto membro del suo corpo ed erede del suo regno. Benedici e santifica quest'acqua che verrà aspersa su di noi, perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri, di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo, per Cristo nostro Signore. Suolo. Vi darò un cuore
Chiampo, state seguendo la celebrazione eucaristica durante la quale viene dedicata alla Chiesa. Dio, Padre di misericordia, con la grazia dello Spirito Santo purifichi il suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, effondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata
e vieni in aiuto a quanti invocano il tuo nome, perché con la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti la comunità cristiana sia confermata nella fede e nell'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima della liturgia della parola c'è l'inaugurazione del lambone. Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio, riveli e proclami il mistero pasquale di Cristo e operi nella Chiesa la nostra salvezza. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassireranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Thank you.
se vacillano i monti nel fondo del mare. Canari l'allegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe
e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Eccellenze reverendissime, molto reverendo padre provinciale, carissimi fratelli, carissime autorità civili, religiose e militari, il Signore vi dia pace. Sono un po' commosso essere qui in questa bellissima chiesa, in questo luogo così importante. Come ho detto ai frati questa mattina, fin da bambino, quando ero nel seminario minore, c'era un frate di origine veneta, bellunese, che ci riempiva la testa di Fra Claudio. Ecco, ed eravamo ammirati, insomma, di questo frate speciale. E oggi per la prima volta sono qui e mai avrei pensato allora che sarei venuto qui proprio per consacrare questa chiesa in questo luogo dedicato al Beato Claudio. Quindi sono molto grato al Signore. E ringrazio in modo particolare sua Eccellenza Monsignor Pizziol, che mi ha chiesto, insomma, mi ha delegato per questa dedicazione, per questa consacrazione. Breve commento alle letture. La prima lettura può sembrare strana e lontana dalla nostra comprensione, soprattutto se non siamo mai stati in Terra Santa. Ma chi conosce la terra dei nostri padri nella fede, la Terra Santa, ne capisce subito il significato. Si parla dell'acqua che dal Tempio, il Tempio è a Gerusalemme, scende nell'Araba, sembra un nome strano. L'Araba è la valle verso la quale scorre il fiume che esce dal Tempio di Gerusalemme, è una valle dove non c'è vita, è la valle che contiene il Mar Morto, e come tutti sappiamo, abbiamo sentito parlare almeno una volta nella nostra storia, che nel Mar Morto, per la sua alta salinità, non ci può essere alcuna forma di vita. Però quest'acqua che esce dal Tempio e arriva lì porta la vita. Il senso della prima lettura è dunque molto chiaro. Ovunque arriverà, l'acqua che esce dal luogo sacro di Gerusalemme, il luogo della presenza di Dio, quell'acqua porterà vita anche laddove umanamente la vita non ci può essere. Cito: ogni essere vivente che si muove dovunque arriva al torrente vivrà, il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Quindi il senso è molto chiaro. In conclusione è che Dio, da quel suo luogo sacro, farà sorgere nuova vita anche laddove la morte regna sovrana. La prima lettura ci introduce anche alla comprensione allora del brano evangelico. Gesù è nel suo momento decisivo, nell'ora della sua definitiva e totale donazione sulla croce. L'ora nel Vangelo di Giovanni è proprio il momento della croce, il momento glorioso della croce. Nel Vangelo di Giovanni questa espressione, l'ora, torna diverse volte, e l'ultima è proprio in questo versetto del capitolo 19 che abbiamo ascoltato: l'ora è giunta, l'ora è compiuta. Pochi versetti più avanti, dopo aver bevuto dell'aceto, dalla spugna che gli è stata data sulla croce, Gesù dirà: tutto è compiuto.
Mi sembra, li avevo visti solo in computer, adesso oggi li ho visti dal vivo, fanno tutta un'altra impressione, mi sembra, guardando i mosaici dell'abside, di cogliere questo stesso movimento. Maria offre il bambino, Gesù, al mondo, e lo sguardo di Gesù, direi tutto il suo corpo, è rivolto all'altare, verso il compimento del suo donarsi per la salvezza di tutti. È rivolto all'ora della Pasqua che si celebra qui, proprio sull'altare. La prima cosa che mi sembra di poter dire, però, è che l'ora si compie per chi rimane, per chi sta. Anche questo verbo, rimanere, è un termine che ricorre diverse volte nel Vangelo di Giovanni. Rimanete in me, io in voi, chi rimane in me porta molto frutto, e così via. Anche nel brano di oggi c'è qualcuno che rimane. Sono tutti fuggiti, come sappiamo, nel racconto della Passione. E non hanno sopportato il peso di questa visione, di questo dolore. Ma qualcuno rimane. Sotto la croce rimangono Maria, insieme ad altre donne, e rimane il discepolo amato. L'espressione rimanere per Giovanni ha una valenza simbolica. Lungo tutto il Vangelo, solo chi rimane, chi persevera nella fede e nella speranza, può giungere a godere del dono di una conoscenza intima del Signore, del dono di una sua particolare rivelazione. Pensiamo, ad esempio, taglio un po' perché la cerimonia sarà lunga, quindi deve essere breve. Ecco, pensiamo a Maria di Magdala, che rimane presso la tomba vuota anche quando i discepoli sono scappati, se non sono andati, Maria resta, ed è proprio a lei incontrare il Signore risorto, che ha vinto la morte e che le viene incontro. E questa è la prima osservazione sulla quale vorrei soffermarmi. Il volto del Signore è sempre un volto a noi velato, nascosto, mai del tutto manifestato. Non dobbiamo illuderci, nessuno di noi ha accesso semplice, immediato e diretto alla conoscenza del Signore, a causa del nostro peccato. Per questa ragione non c'è conoscenza di Lui che non passi attraverso questo paziente rimanere, questo perseverare in attesa. Ed è il lavoro della vita, di tutta la vita, dove tutto ciò che accade può essere vissuto come spazio di rivelazione. Tutto parla, tutto è una parola, ma questa va ascoltata, decifrata, come Maria che custodisce e mette insieme le cose e le contempla. Siamo abituati, tutti, a cominciare da me, a vivere dell'immediato, a consumare la vita in fretta, spesso insoddisfatti, come se alla vita mancasse sempre qualcosa. Siamo sempre di corsa, spaventati, forse anche timorosi della morte, tutto di fretta, tutto subito, tutto immediatamente, non sappiamo attendere. C'è invece un'arte del vivere la vita che è quella di starci dentro, senza fuggire, in ascolto, perché la vita si incarica, prima o poi, se sappiamo attendere, di svelarci il mistero che la abita. Ed è proprio questo atteggiamento che può fare unità in noi, negli eventi così disparati e spesso contraddittori della nostra vita. Mi piace pensare al Beato Claudio come a chi ha saputo fare questa unità in sé. Dopo la sua conversione, dopo il suo incontro reale con Cristo, poco alla volta ha costruito tutta la sua vita intorno a quell'esperienza che con il tempo e con gli anni è diventata vita vissuta, che le ha svelato poco alla volta nel dolore, nella gioia, negli eventi belli e meno belli, l'amato volto di Cristo. E mi piace vedere che qui c'è Beato Claudio che contempla il volto di Cristo mostratogli dalla Veronica. C'è un secondo passaggio che traggo dal Vangelo di oggi. Sulla croce e dalla croce nasce qualcosa di veramente nuovo che non può nascere in nessun altro modo. Sulla croce nasce la comunione, perché l'ultimo atto di Gesù, quello che compie l'opera che il Padre gli ha affidato, è quella di renderci capaci di amarci come Lui ci ha amati. Dopo aver affidato la madre al discepolo, dopo aver riconsegnato il suo spirito al Padre, dal suo cuore sgorgano acqua e sangue che riportano la vita e una relazione rinnovata tra Dio e il mondo. Come dal Tempio Sacro di Gerusalemme è uscita una potenza che porta vita anche laddove la vita non poteva esserci, così dal cuore di Cristo, nel momento della sua donazione completa nella morte, si aprono per il mondo cieli e terra nuovi, inizia una nuova vita, una relazione rinnovata. Nasce la Chiesa che ancora oggi vive e si nutre di quell'amore trafitto sulla croce. Mi colpisce, guardando ancora i mosaici,
che nessuna delle figure è rappresentata da sola, Francesco e con Chiara, il beato Claudio e con la Veronica, nella scena della moltiplicazione dei pani ci sono due discepoli, un bambino, insomma è l'uomo nuovo, ogni uomo che vive in comunione con il proprio fratello. E questa comunione è possibile grazie al Cristo. Anche qui, nei mosaici, la Veronica e il beato Claudio guardano lo stesso volto, quello del Cristo. E così Francesco e Chiara guardano nella stessa direzione, verso il Signore della gloria, che viene in mezzo ai suoi, vincitore della morte. Decidersi per Cristo, vivere dell'amore che sulla croce ci viene donato, fa sì che ci riconosciamo Chiesa, appartenenti l'uno all'altro, l'uno parte dell'altro. Non siamo qui oggi per celebrare le opere d'arte del beato Claudio, che certamente ammiriamo. Siamo qui per celebrare innanzitutto l'opera della sua vita, quella di essere stato fino in fondo, serenamente, senza clamore, ma con fedeltà, un figlio della Chiesa e un figlio di San Francesco. Convertitosi a Cristo, raggiunto dall'amore per il padre San Francesco, ha vissuto donando tutto se stesso, facendo della sua vita una restituzione al padre per quanto ha ricevuto, attraverso le sue opere d'arte, nel servizio ai bisognosi, nell'umile servizio in convento, certamente non senza difficoltà e incomprensione. Mi piace pensarlo così, come un uomo, un frate, che ha partecipato in modo originale a quest'opera di Cristo, a quell'arte, a quest'arte della vita capace di esprimere la comunione, la vita nuova dei risorti. Un uomo che non si è tirato indietro neppure quando partecipare a quest'opera richiedeva un prezzo alto, il prezzo della povertà, della rinuncia, della solitudine, dell'incomprensione, della malattia, del dolore. In ognuno di questi eventi ha saputo riconoscere il volto del suo Signore e non è così scontato vedere il volto del Signore in ciascuno di questi eventi. A volte lo sentiamo così lontano, invece ha saputo vedere, riconoscere il volto del suo Signore. E questo volto ha cercato al di sopra di tutto, anche nelle sue opere d'arte. L'ha riprodotto nelle sue opere, ma ancora di più nella sua vita. E per questo è stato capace di farsi prossimo, di consolare, di accogliere e di diventare il suo volto lui stesso, volto ed espressione concreta dell'amore di Cristo. Nel consacrare questo nuovo e bellissimo santuario diocesano, con questi bellissimi singolari mosaici degni dell'arte del beato Claudio, vogliamo però ricordare anche a ciascuno di noi della necessità oggi impellente di essere chiesa nuova, di essere anche noi pietre di un edificio nuovo, non solo fisico, ma anche spirituale e allo stesso tempo concreto, calato nella vita del mondo. In questi ultimi anni non si fa altro che parlare del futuro della Chiesa, del presente e del futuro della Chiesa, di cosa resterà dopo la pandemia. Siamo tutti coscienti dei cambiamenti epocali in corso, che hanno investito anche la nostra Chiesa. E a volte mi sembra di percepire un certo pessimismo per i numeri che calano, per non essere più al centro della vita sociale come un tempo. Forse abbiamo anche un po' di nostalgia di tempi che non tornano più, un po' di paura di quello che sarà e così via. Sono cose che ci diciamo continuamente. Assistiamo, almeno io, sono certo anche Sua Eccellenza, continuamente a incontri per progetti, piani, strategie e prospettive per il futuro, per cercare di essere preparati e capaci di decifrare quanto sta accadendo. È una delle difficoltà, non sappiamo decifrare quello che sta accadendo. Sappiamo che sta cambiando, ma non sappiamo dargli una chiave di lettura. Tutto questo certamente è utile e necessario, ma non illudiamoci. Non saranno le strategie umane a portare la vita al Mar Morto, ma l'acqua che sgorga dal Tempio di Gerusalemme. L'edificio della Chiesa, non mi riferisco solo all'edificio fisico, l'edificio della Chiesa non è espressione di una volontà umana, ma è la realtà che sgorga dal costato di Cristo, da colui che dona la sua vita per amore. Da quell'amore rinasce il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, e da lì ne sono certo che si deve ripartire, da rivolgere il nostro sguardo a Cristo. Ma quell'acqua non può donare la vita al mondo se non è portata e donata da testimoni, da quanti l'hanno ricevuta e ne hanno fatto esperienza. E questo è il ruolo della Chiesa, la prima testimone, ed è la missione di ciascuno di noi, portare l'acqua che sgorga dal costato di Cristo, cioè il suo amore e la sua vita, dentro la vita del mondo. Non c'è bisogno allora di grandi strategie, dunque,
ma innanzitutto di uno stile di vita vero e autentico, che è l'unico modo per rendere credibile la testimonianza. Il Beato Claudio ha incontrato nella sua gioventù un frate che lo ha fatto innamorare di Cristo e gli ha cambiato la vita e lo ha fatto diventare quello che ora conosciamo. Come allora, per lui, così anche ora, anche oggi per tutti noi, sarà la testimonianza dunque, cioè il saper rendere conto della speranza che è in noi la vera strategia di ripartenza. E la prima testimonianza è quella di essere una chiesa, una comunità viva, che non significa perfetta, ma capace di amarsi, perdonarsi, affidarsi, nutrita dall'amore che sgorga dal costato di Cristo e perciò anche contagiosa. Vorrei concludere con un'ultima annotazione. L'ora del Cristo, l'ora in cui si compie quest'ora nuova di cui abbiamo parlato, che è l'uomo redento, non è un'ora del passato, ma è adesso, è ogni momento della nostra vita ed è soprattutto ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Celebrando il sacrificio del Signore entriamo nella sua ora, nella sua opera, che diventa anche la nostra. E se rimaniamo, ovvero se vi partecipiamo con amore, allora poco alla volta saremo anche noi trasformati in persone che non vivono più per se stesse, ma sono libere, come Gesù, di dare la vita. E questo è l'esempio che ci ha dato il Beato Claudio, che noi oggi preghiamo perché interceda anche per ciascuno di noi. Amen. Credo in un solo Dio. Figli carissimi, supplichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ha fatto del cuore dei fedeli il suo tempio spirituale, si unisca alle nostre voci la fraterna preghiera dei santi.
Giuseppe. Santi patriarchi e profeti. Santi Pietro e Paolo. Santi apostoli ed evangelisti. Santa Maria Maddalena. Prega per noi. Santi Lazzaro, Marta e Maria. Prega per noi. Santi discepoli del Signore. Prega per noi. Santo Stefano. Prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia. Prega per noi. San Lorenzo. Prega per noi. San Vincenzo. Prega per noi. Santi Felice e Fortunato. Prega per noi. San Massimiliano Colpe. Prega per noi. Sante Perpetua e Felicita. Prega per noi. Sante Agnese, Agata e Lucia. Prega per noi. Santa Teresa Benedetta della Croce. Prega per noi. Beati Tullio Maruzzo e Luis Obdulio. Prega per noi. Santi martiri di Cristo. Prega per noi. Sant'Agostino. Prega per noi. Sant'Ambrogio. Prega per noi. San Basilio. Prega per noi. San Martino. Prega per noi. Santi Cirillo e Metodio. Prega per noi. San Carlo Borromeo. Prega per noi. San Francesco di Sal. Prega per noi. San Giovanni Antonio Farina. Prega per noi. San Giovanni XXIII. Prega per noi. San Paolo VI. Prega per noi. San Giovanni Paolo II. Prega per noi. San Benedetto. Prega per noi. Sant'Antonio del Deserto. Prega per noi. San Teobaldo. Prega per noi. San Francesco d'Assisi. Prega per noi. Sant'Antonio di Padova. Prega per noi. San Domenico. Prega per noi. San Pietro d'Alcantara. Prega per noi. Sant'Ignazio di Loyola. Prega per noi. San Francesco Saverio. Prega per noi. San Gaetano da Tiene. Prega per noi. San Giovanni Maria Vianne. Prega per noi. Santa Caterina da Siena. Prega per noi. Santa Chiara. Prega per noi. Santa Teresa d'Avila. Prega per noi. Santa Teresa di Lisieux. Prega per noi. Santa Maria Bertina.
creazione. Salvaci, Signore. Per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore. Per la tua gloriosa ascensione. Salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Libera l'umanità da questa pandemia. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Santifica con la tua benedizione questa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Nutri e sostieni la nostra Chiesa alla mensa della tua parola e del pane di vita. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre addolorata del Signore, del Beato Claudio e di tutti i santi. L'edificio che dedichiamo al tuo nome sia casa di salvezza e di grazia. Qui si raduni il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si edifichi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vengono ora deposte sotto l'altare le reliquie dei santi Giovanni Antonio Farina, Sant'Antonio di Padova, Maria Bertilla Boscardin, Giuseppina Bacchita e dei beati Federico Giansoon e Claudio Garzotto, insieme anche al sasso proveniente dal giardino del Getsemani e uno dal Calvario, offerti dalla custodia di Terra Santa. Perché sei amore. Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi. Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice, dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani. Lodate Dio per cose
Ecco, viene ora sigillato il luogo dove sono state deposte le reliquie sotto l'altare. Vediamo il muratore che sigilla questo luogo. O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa, accogli il nostro canto in questo giorno di festa. Oggi, con solenne rito, il popolo fedele dedica a te per sempre questa casa di preghiera. Qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola, vivrà dei tuoi sacramenti. Questo luogo è segno del mistero della Chiesa, santificata dal sangue di Cristo, da Lui prescelta come sposa, vergine per l'integrità della fede, Madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. Chiesa Santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e, avvinta al legno della croce, innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa Beata, dimora di Dio tra gli uomini, Tempio Santo costruito con pietre vive sul fondamento degli Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa sublime, chiesa alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore, dove splende, lampada perenne, l'agnello e si innalza festoso il coro dei beati. Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo. Benedici e santifica questo altare, affinché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascono la vita nel tuo spirito. Qui la santa assemblea, riunita intorno all'altare, celebri il memoriale della Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli. Qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l'oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena nella santa Gerusalemme del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dopo la preghiera di benedizione segue ora l'unzione dell'altare e delle pareti della chiesa con il Sacro Crisma. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio, che mediante il nostro ministero sono unti con il crisma, siano segno visibile del mistero di Cristo e della Chiesa. Cristo Gesù,
Ecco, stanno ungendo le pareti della chiesa. Al termine di questo rito seguirà l'incensazione dell'altare e della chiesa. Stiamo seguendo la celebrazione eucaristica, durante la quale sta avvenendo proprio in questo momento il rito di dedicazione della chiesa e dell'altare. Hanno appena unto l'altare e le pareti della chiesa, ora stanno deponendo sull'altare dei mucchietti di incenso e delle candeline che verranno poi accesi, perché appunto si procederà con l'incensazione dell'altare e della chiesa. Ecco, vediamo il cerimoniere del vescovo che sta mettendo i mucchietti di ceneri sull'altare. Ecco, e tra poco verranno accesi, questo profumo d'incenso che salirà appunto a Dio come simbolo della preghiera. Come incenso, o Dio, sale a te la mia preghiera. Salga a te, Signore, l'incenso della nostra preghiera, come il profumo riempie questo Tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la soave fragranza di Cristo. Thank you.
Ricordiamo a tutti i telespettatori che stiamo trasmettendo la celebrazione eucaristica da Chiampo in provincia di Vicenza, e durante il quale sta avvenendo anche il rito della dedicazione e consacrazione dell'altare e della chiesa. In questo momento stanno incensando le pareti della chiesa e tutto il popolo di Dio. Al termine di questo rito seguirà l'illuminazione dell'altare e della chiesa, che fino a questo momento sono rimaste al buio. Ecco, quindi verranno accese le varie candele e le varie luci in un modo ordinato, conseguenziale. Viene ora ripulito l'altare dall'olio del crisma con il quale è stato consacrato, e verrà poi posta sopra la tovaglia per il rito dell'eucaristico. Ecco l'altare che vediamo a quattro lati uguali, che, come diceva San Germano di Costantinopoli, tutti i popoli della terra, da tutti i confini, si nutrono allo stesso altare. Ecco, per questo l'altare ha le stesse dimensioni su ogni lato.
consegna una al diacono e una al guardiano. Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo e giunga a tutti i popoli la pienezza della verità. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore che vince l'angoscia. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore di un nuovo futuro. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Ecco, la chiesa è stata tutta illuminata in segno di gioia e anche tutte le candele sono state accese proprio in segno di gioia per questa chiesa che oggi è stata dedicata ed è stato consacrato l'altare. Thank you.
Christi. Gradite, o Signore, le offerte della Chiesa in festa, perché il popolo che si raduna in questa santa dimora dai tuoi misteri riceve il dono della salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile, dove continui a colmare di favori la Tua famiglia in cammino verso di Te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero della Tua comunione con noi. Qui ci edifichi come Tempio vivo e fai crescere come corpo del Signore la Tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della Santa Gerusalemme del Cielo. E noi, uniti alle schiere degli angeli e dei santi, nel Tempio della tua gloria, ti lodiamo e ti benediciamo, cantando la tua grandezza. Oh,
Padre, veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, e prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Claudio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Beniamino, il Patriarca Pier Battista, il Vescovo Giacinto, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga la tua regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ricordiamo ai telespettatori che stiamo celebrando l'Eucarestia dal santuario di Chiampo in provincia di Vicenza, durante il quale è stata consacrata la chiesa e l'altare.
Ecco, sono state poste sotto l'altare le reliquie di alcuni santi come Sant'Antonio di Padova, Giovanni Antonio Farina, Maria Bertilla Boscardin, Giuseppina Bachita e dei beati Federico Jansoon e Claudio Granzotto. Insieme alle reliquie sono state poste sotto l'altare anche un sasso proveniente dal giardino del Getsemani e un altro sasso proveniente dal Calvario, che sono stati offerti dalla custodia di Terra Santa. La celebrazione eucaristica è presieduta da Sua Beatitudine Monsignor Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, al quale il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, ha affidato la presidenza. È presente anche il Vescovo Vicario Generale di Gerusalemme, che è nativo di Santa Lucia di Piave, proprio il paese del Beato Claudio, al quale è dedicata la Chiesa, o meglio è dedicata a Dio Padre Onnipotente e a Maria Addolorata e al Beato Claudio, in loro onore. Ecco, il Monsignor Giacinto Marcuzzi è nato proprio lì a Santa Lucia di Piave e proprio ha voluto essere presente a questa celebrazione. Ecco, durante la celebrazione appunto sono state poi unte le pareti della chiesa e l'altare sulla quale ogni giorno viene celebrata l'Eucaristia. Abbiamo ricordato che l'altare è proprio il Cristo stesso. Ecco, è stato inaugurato all'inizio anche l'ambone, prima della liturgia della parola, quel lambone dal quale ogni giorno viene proclamata la parola di Dio. Ecco, l'ambone ricorda proprio il giardino del mattino di Pasqua, in cui l'angelo seduto sulla pietra dall'annuncio della resurrezione. Ecco, siamo ora al rito eucaristico, della liturgia eucaristica. Ecco, ci stiamo avviando anche al termine poi della celebrazione.
Preghiamo. Risplenda, Signore, la luce della Tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai Tuoi santi misteri, perché possano adorarti ogni giorno in questo luogo di preghiera e contemplare il Tuo volto nell'Assemblea dei Santi. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale voglio ancora una volta ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Pizziol per avermi dato l'opportunità di presiedere questa bella e suggestiva celebrazione, mi correggono, ma ci siamo capiti comunque, sì. Ecco, porterò a Gerusalemme un po' di questa bella atmosfera di famiglia, sono stato in famiglia con i frati della mia provincia. Ogni tanto anche noi abbiamo bisogno di fermarci, ecco, ricaricarci. Credo che dopo questa bella giornata tornerò a Gerusalemme insieme a Sua Eccellenza Monsignor Giacinto, carico, ecco, in attesa di vedervi. Appena i confini apriranno sono certo che qualcuno verrà, me l'ha già promesso, ecco vi aspetto. Ecco, non avremo chiese così belle come questa, ma avremo luoghi altrettanto significativi, se non forse un po' di più. Ecco, grazie. Bene. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per la dedicazione di questa casa, vi colmi di ogni benedizione del cielo. Dio che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Amen. Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora e vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Saluto, sono Soranna Chiara e saluto tutti i telespettatori che ci hanno seguito durante questa celebrazione eucaristica, durante la quale è stato dedicata la chiesa e l'altare della chiesa del Beato Claudio e della Madonna Addolorata. Vi salutiamo insieme ai frati francescani che custodiscono questo luogo santo a Chiampo. Buona serata. In viaggio.